Evidentemente, diciamo, pungolare serve e serve anche ed è servito anche il cambio di governo che evidentemente porta a una ricerca del raggiungimento dell'obiettivo piuttosto che inseguire la propaganda. Vorrei ricordare che l'anno scorso, quando noi richiedemmo e depositammo una risoluzione in cui chiedevamo più materie per la regione, fummo derisi pubblicamente dal presidente con un post pubblicato sulla sua pagina pubblica di Facebook. Ricevemmo tra l'altro epiteti anche poco felici, proprio perché chiedevamo più materie, e quindi io speravo che qualcosa su questo si dicesse, perché adesso si sta andando proprio verso quella direzione. Sulla richiesta di autonomia, noi sin da subito abbiamo chiesto di uscire dalle logiche di propaganda. Non ci interessa chi arriva prima o chi arriva dopo, quello che ci interessa è che si sviluppi un percorso che sia solido, perché come dicevamo ci sono 7 più 3 regioni, 7 che hanno già dato incarico formale ai vari presidenti che vogliono intraprendere questa strada, e quindi è importante che apriamo la via però con un percorso che sia solido. E quello che abbiamo sempre detto è che vogliamo entrare nel merito, quindi apprezziamo che ci sia stato dato il documento da parte della Presidenza questa mattina, subito non appena è stato ricevuto. Rimarco che però da parte della Giunta poteva essere inviato nel momento in cui insomma è stato deliberato, quindi ieri. Noi, come abbiamo sempre detto, ci siamo per collaborare. Ci siamo per collaborare, e è una richiesta che insomma avevo fatto anche quando ci siamo visti ieri mattina, cioè ci piacerebbe che ci fossero degli spazi sinceramente per poter intervenire, perché diciamo l'auspicio è che non sia un'operazione blindata, vogliamo entrare nel merito, e l'altra richiesta che avremmo, oltre a quella di poter in qualche modo contribuire nel percorso che si avvierà a settembre nelle commissioni competenti, è quello anche di poter discutere con i tecnici evidentemente di questa regione sul tipo di percorso da intraprendere, sul quale anche oggi c'è stato dibattito, e quindi vorremmo avere anche un supporto tecnico, diciamo un parere tecnico rispetto ai due percorsi sostanzialmente che stanno venendo avanti. Vorremmo in qualche modo avere anche informazioni su questo tipo di ragionamento. L'altro punto che condivido il collega Facci, ci piacerebbe sapere anche rispetto al termine anticipato o meno di questa legislatura, perché è un percorso importante che sta venendo avanti, ovviamente non è un invito né da una parte né dall'altra, però insomma è stato intrapreso questo percorso e va portato avanti. Infine concludo con un appunto rispetto alla risoluzione che avevamo votato l'anno scorso, in cui si prevedeva che all'interno del percorso di definizione dell'intesa fosse prevista anche una delegazione di questa assemblea che potesse partecipare appunto agli incontri. Chiedo che si tenga fede a questo impegno, visto che è stato votato da questa assemblea, e in qualche modo qualche esponente appunto dell'Assemblea legislativa possa prendere parte anche solo come uditore agli incontri.